Ok ragazzi, bella a tutti, ci sono novità su Fallout 76 e su Wastelanders, il DLC che arriverà, che porterà gli NPC, il DLC che forse farà diventare Fallout 76 il gioco che doveva essere all'inizio. Speriamo! Comunque, arriverà il primo trimestre del 2020, che ormai è vicino, quindi ragazzi, preparatevi che la situazione a breve sarà questa in Fallout 76. Vai! Farewell! May you rest in peace. E non capisco perché in Fallout 76 ci hanno privato fino ad oggi di queste meravigliose intelligenze artificiali che ci hanno deliziato in tutti questi anni. E comunque vi ricordo, prima di iniziare il video, di seguirmi su Twitch, ragazzi, è importantissimo. Soprattutto perché vi siete persi delle live epiche, l'altra volta ci siamo letti i libri più storici di Skyrim, quelli più introvabili, e abbiamo scoperto dove sono finiti i Duemen, gli antichi nani, che poi in realtà sono elfi, nani che vivono nei sotterranei di Skyrim. E non ve lo dirò mai dove sono. Ve potevate vedere le live, peggio per voi. Comunque, andiamo a vedere perché la Bethesda il giorno del ringraziamento ha rilasciato delle foto che fanno immaginare quello che potrebbe essere Wastelanders in futuro, appena arriverà. Poi aggiungono che comunque i primi giorni del prossimo anno rilasceranno ulteriori dettagli, quindi siamo tutti in attesa. Comunque, nella prima foto vediamo il primo insediamento dei cultisti. Infatti leggiamo: alcuni misteriosi cultisti sono apparsi in Appalachia. Cosa avranno in mente? E noi, vabbè, se per chi gioca a Fallout saprà che l'Appalachia era, il West Virginia comunque era un luogo molto molto superstizioso, e di conseguenza il Mothman faceva parte del folklore di quelle zone. Ma a quanto pare non era soltanto una cosa folcloristica, ma il Mothman esisteva davvero, e ci sono dei cultisti che lo veneravano come un dio, e lui gli ha praticamente svelato che ci sarebbe stata un'apocalisse. Soltanto che, se sono sbagliati, c'è stata un po' di confusione. Lui parlava di un'inondazione, quindi sono andati tutti in cima alle montagne. Avrete notato che è pieno di cultisti dentro dei tipo dei gommoni in cima alle montagne, non si capisce perché morti. Praticamente pensavano che ci sarebbe stata questa inondazione, invece c'è stata l'apocalisse nucleare e poverini sono tutti morti. Però poi c'è stata pure davvero un'inondazione, quindi non ha detto una cosa sbagliata, perché dopo si è rotta anche una diga per colpa dei predoni e quindi avevano ragione. Aveva ragione il Mothman, ma i misteri intorno ai cultisti non finiscono qua, perché non c'è soltanto il Mothman come dio venerato in West Virginia. Nelle profondità della miniera Lucky Hole si è generato una specie di divinità naturale, non si capisce, sembra tipo una specie di pianta, ma è un dio, e vi consiglio di andarla a visitare. Comunque abbiamo studiata in live svariate volte, avevo pure fatto vedere dei pezzi negli scorsi video. E quindi probabilmente potrebbe essere anche che, visto che loro cercavano di risvegliarla, potrebbe anche essere che sarà uno dei futuri DLC, perché comunque è lì nelle profondità e non sembra semplicemente un easter egg, sembrerebbe proprio qualcosa di più. Sembra un omaggio a Lovecraft, molti hanno parlato comunque per Cthulhu. Però non è solo questo, perché comunque è presente anche negli altri Fallout, la lama del cultista nel 4. Nelle profondità di una miniera trovavamo un'altra maschera come quelle che si trovano qui sotto. Comunque c'è molto di più intorno ai cultisti di quanto si sa. Quindi vedremo in questo DLC se scopriremo qualcosa potendo parlare direttamente con uno di questi cultisti. E vediamo anche il primo insediamento, che se uno o se ce ne saranno anche altri, dei predoni attivo, dove potremo incontrare i predoni anche noi a arruolarci. Avevamo già visto nei video precedenti, infatti vi consiglio, se siete interessati, di vederli. L'insediamento dei sopravvissuti, che è situato nella stazione spaziale precipitata, un po' come Megatown. Ma qui non avevamo ancora visto l'insediamento dei predoni, e questo qui lo vediamo qui in tutta la sua gloria violenta, con teste mozzate, gente appesa. Comunque, infatti, come c'è scritto qui nella descrizione, i gruppi di predoni sono una minaccia costante nella zona contaminata. Va da sé che chiunque si stabilisca in un posto del genere non ha certo buone intenzioni. Quindi probabilmente avremo la possibilità di stabilirci qui o nell'insediamento dei sopravvissuti, che, come sapevamo, era nella stazione spaziale precipitata. Ma a quanto pare ce n'è anche un altro, e lo vedremo più avanti da queste foto.
Comunque la missione fondamentalmente sarà litigarci le risorse che staranno in un Vault, il Vault 79 che abbiamo già visto dove è situato, e è situato qui, ve lo mostro sulla mappa, ci siamo andati durante le scorse live. Si sa poco e niente, sappiamo soltanto che potremo decidere se allearci con i sopravvissuti o con i predoni per assaltare questo Vault, oppure a questo punto anche con i cultisti, che potrebbe essere un'altra fazione con cui allearci. Poi la terza foto è semplicemente un dungeon, sembrerebbe, viaggio sottoterra alla scoperta dei sotterranei di Watoga, un parcheggio interrato totalmente automatizzato, quindi vabbè, la solita roba, questo non sembra niente di nuovo, o magari ci stupiranno, c'è chi sta a sparare a teorie sul fatto che ci sono le macchine nuove, potremo guidare, ma non credo proprio, ragazzi. Comunque sarà il solito dungeon con i robot, se è quello che penso potevate pure evitare, siamo pieni. Invece sotto vediamo un altro insediamento dei sopravvissuti, a quanto pare sotto il punto di osservazione Sprasnob, spero si legga così. I coloni di Foundation, questo sarà il nome dei coloni, hanno scoperto una caverna dove ripararsi dalle bestie ardenti e pianificare la ricostruzione dell'Appalachia. Che figata, cazzo. Speriamo bene, ragazzi, sembra una figata comunque. Quindi oltre all'insediamento che avevo detto già prima, dentro la stazione spaziale, ci sarà un altro insediamento dei sopravvissuti, a quanto pare, anche sotto il punto di osservazione Sprasnob, che è già un insediamento fisso, quindi lì possiamo costruire. E vedremo, magari potremo costruire insieme agli altri giocatori. Succederà un bordello, non lo so che potrà succedere, o comunque dovremo litigarcelo e difendere in gruppo questi sopravvissuti da altri giocatori che interpreteranno i predoni. Cioè sarà una figata, speriamo bene, raga. Potrebbe essere davvero il Fallout definitivo, finalmente il Fallout 76 che doveva essere all'inizio, insomma. Speriamo bene. Grande. Vedete, ragazzi? Qualcuno che si è iscritto a Twitch, cazzo, dovete farlo anche voi. E vi ringrazierà il Liberty Prime. Ultima foto, ragazzi, vediamo. L'ultima volta che abbiamo condiviso le immagini, molti di voi hanno notato la presenza di questo affascinante ghoul. Si chiama Morte e spesso lo vedrete trascorrere le sue giornate con la duchessa al Wainworld, una locanda non molto distante del Vault 76. Penso che molto probabilmente sarà la casa che abbiamo visto anche nel trailer di Westlander, e quella sarà una locanda dove andare lì e prendere missioni e comprare risorse e socializzare con altri giocatori. E adesso sta funzionando, speriamo che funzionerà e sarà quello che doveva essere all'inizio, ragazzi, perché non sembra per nulla male. Comunque Duchessa era una dei capi dei predoni. Questo ghoul comunque è sopravvissuto ai rastrellamenti della confraternita d'acciaio che andava in giro, insomma, a quanto pare si è scoperto in questo Vault 76 che un piccolo distaccamento comunque era uscito, era andato a cercare di fermare questo morbo pazzesco che era quello delle bestie ardenti, che infatti poi è stato fermato, se no l'avremmo visto in tutti gli altri Fallout che sono arrivati dopo. E qui che tutti infatti dicevano, ma com'è possibile, si è ambientato prima che nel futuro non c'è niente riguardo questo morbo e non ha attaccato altre persone, non sono arrivate le bestie ardenti, perché la confraternita d'acciaio è riuscita a fermarla, ma nello stesso tempo ha anche perseguitato tutti i ghoul presenti che magari si sarebbero salvati dal morbo delle bestie ardenti, ma sono stati uccisi a quanto pare dagli stessi della confraternita d'acciaio. Quindi anche spiegato perché non ci sono i ghoul, che molti mi dicevano anche, ma come i ghoul dovrebbero essere immuni a il morbo e bestie ardenti? Ma l'hanno ammazzate quelli delle confraternita d'acciaio. Infatti trovavamo i corpi e le registrazioni della confraternita d'acciaio che li ha perseguitati. Comunque, lui magari ci potrà raccontare qualcosa riguardo a questo argomento. Comunque, la Bethesda aggiunge che ci darà altre notizie, arriveranno altri video proprio che ci spiegheranno quali saranno le funzioni di questo nuovo DLC gigantesco che sta arrivando, che implementerà una marea di cose e renderà Fallout 76 quello che doveva essere nel 2018. Arriverà nel 2020. Speriamo bene, speriamo che funzioni, ragazzi, non lo so. So di nuovo propositivo, mannaggia a me, non dovevo esserlo, però io ci spero sempre, ragazzi. So propositivo, sono molto speranzoso, la speranza è l'ultima a morire, speriamo che salvano sto gioco. E dai a tutti, anche perché a me mi piace, regà, tutti mi gridano, ma parli di sto gioco? Oh, regà, io mi ci sono divertito una cifra, arrivano una marea di contenuti, qualcuno brutto, qualcuno bello, comunque tra amici, se divertimo, mo si arriva,
Star tra marea dei contenuti che diventa un classico Fallout per certi versi, però in cooperativa con altri giocatori, anzi in multiplayer, perché ci sarà anche il PvP e la competizione per difenderli o per aggredirli. Speriamo bene, speriamo che riescano a implementare tutto con delle funzioni che ti danno la voglia veramente di competere con gli altri giocatori. Comunque, grazie a tutti, grazie per l'attenzione. Nel prossimo video parleremo di novità su The Elder Scrolls. Roba recente, quindi non vi voglio anticipare niente, uscirà a breve. E quindi non vi preoccupate, se volete passate in live su Twitch che vi anticipo qualcosa. E dai ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti per l'attenzione, ciao belli. Have you seen Armon Christoph? Don't worry, we'll get him. Can I help you?